È finita ad Istanbul la prima esperienza europea della Termobasket, assolutamente positiva. Nicosia, Berlino, Istanbul e Mariupol, questa è la realtà con cui ci si è confrontati. Tanto per rendere l'idea, tre capitali europee, due delle quali grandissime città, Berlino e Istanbul, ed un centro come Mariupol, sconosciuto ai più, ma con poco meno di 500.000 abitanti. Con i suoi 55.000 invece, Teramo è stata di gran lunga la realtà demograficamente più piccola, ma sul campo no. Sul campo la squadra se l'è giocata sempre fino in fondo, a partire dall'emozionante preliminare contro l'Apoel Nicosia. Dopo il meno 14 dell'andata, la grande rimonta del Palas Capriano maturata negli ultimi secondi contro il grande motivato ex Lewis Sims. Poi le sei gare del girone A, uno dei più livellati, vittorie 2 e sconfitte 4, tutte maturate con uno scarto inferiore alla doppia cifra. Nessuna di queste partite è stata mai mollata in una competizione difficile per l'alto valore degli avversari e perché si interseca con gli impegni del campionato, tanto che dando uno sguardo negli altri raggruppamenti di imbarcate ce ne sono state tante. Si pensi alla Lauretana Biella che lascia l'Eurocup a causa del meno 24 subito in casa del Nymburk. Solo la Benetton è rimasta in corsa tra le italiane e inizierà le Last 16 il prossimo 26 gennaio, ospitando l'imbattuto Bilbao in un girone che comprende anche Panellinios e Brose. Trevigiani che l'hanno spuntata per un soffio sullo Cholet, vincendo i due confronti con i francesi, sempre all'ultimo tiro. Questione di esperienza, questione anche di quel briciolo di buona sorte che la Terkas è forse mancata, specie nelle due gare contro l'Alba Berlino, una delle grandi della competizione. Coi tedeschi, due sconfitte con uno scarto totale di 3 punti che lasciano alcune recriminazioni perché poi prendersi la qualificazione a Istanbul si sapeva essere proibitivo, nonostante l'abnegazione mostrata. Ma se l'obiettivo era di prendere confidenza con la Coppa e farsi conoscere dall'Europa, beh, è stato centrato. Teramo ha lasciato di sé una bella impressione ed ha guadagnato in esperienza e credibilità internazionale. Elementi da sfruttare se si dovesse tornare in Europa, magari il prossimo anno. Questo è il nostro auspicio. Altri numeri interessanti. La Terkas ha chiuso la regular season nella top 10 assoluta del torneo per percentuali liberi, 77%, perfetto poeta, 16 su 16, 9 su 11 per Diner, recuperi, 56, e rimbalzi, dove è seconda con 214, 33 per Jones, 27 per Stanescu e Diner. Tredicesima al tiro da 3 col 40%, in linea con la statistica di Hoover, mentre Diner e Jones salgono al 44%. Undicesima come numero di assi, 91, con Poeta terzo assoluto a quota 32. Terkas a metà classifica per punti segnati, 13,3 di media per Diner, 13 per Amoroso, 12 per Jones. Grossa pecca la percentuale da 2, 48%, terz'ultima assoluta. Arrivederci Eurocup, ma continueremo a seguirti con curiosità ed una punta di nostalgia.